Dopo Inter e Napoli arriva anche la qualificazione agli ottavi per il Milan di Pioli, che doveva vincere contro il Salisburgo, o perlomeno doveva fare un risultato positivo, e ci è riuscito. E come se ci è riuscito, perché questo è un Milan che va a valanga, è un Milan che sembra davvero incontenibile ed è un Milan che dimostra di essere ancora squadra. E sì, perché il Milan veniva da una brutta batosta, quella di Torino contro il Torino, e dopo una partita del genere ci si aspettava un Milan fiacco, invece probabilmente aveva tenuto le energie belle e fresche per questa partita di Champions League, che era troppo importante per essere una partita diciamo da prendere sotto gamba, e per questo quindi che il Milan ci mette tutta la concentrazione del mondo e viene trascinata da un giocatore come Olivier Giroud, che secondo me devo dire che è un giocatore che sta facendo tutta la differenza del mondo in questo Milan, soprattutto un Milan privo di Ibrahimovic. Vede in Giroud una figura carismatica che sta trascinando questo Milan, che è un Milan secondo alle spalle dell'ex Chelsea proprio di Giroud. Stiamo parlando di un Milan che secondo me ha le mentalità giusta per andare avanti in questa competizione, posto che è un Milan che arriva da secondo, quindi beccherà una testa di serie, quindi cercheremo di capire ai sorteggi di mercoledì appunto chi andrà a beccare il Milan. Però è un Milan che intanto supera abbondantemente l'esame Salisburgo e si qualifica, ed è un Milan che va ai ottavi di finale. La domanda che ora vi pongo è: questo Milan dove può arrivare, soprattutto intanto chi beccherà tra le prime dei gironi, ma soprattutto dove può arrivare, fino a che punto può arrivare questo Milan fatto di giovani sì, ma anche di grandi giocatori come Olivier Giroud, che trascinano letteralmente i rossoneri agli ottavi di finale di UEFA Champions League.